Due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 3.2 sono state registrate alle 3.06 e alle 3.32 al confine tra Calabria e Basilicata. Il primo sisma ha avuto ipocentro a 3 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni cosentini di Castrovillari, Morano Calabro, San Basile e Saracena. La seconda ipocentro a 8 km ed epicentro vicino ai comuni Potentini di Rotondo e Viggianello e quello cosentino di Morano. E proprio a Morano è rimasto danneggiato il campanile della chiesa della Maddalena. Paura tanta, ma danni sembra di no. Qualche piccolo calcinaccio di stucco all'interno della chiesa, sembra non ci sia altro. La scossa è stata abbastanza forte, 4,3, questo terremoto, questo evento che si è verificato. Naturalmente grande disagio, grande ansia, grande paura da parte dei cittadini che si sono riversati nelle aree, diciamo, che abbiamo già stabilito per quanto riguarda quando si verificano queste situazioni, diciamo, di emergenza sismica per quanto riguarda il terremoto. Abbiamo, diciamo, attivato subito la macchina comunale, ci siamo attivati nel giro di 5-10 minuti e abbiamo potuto un po' verificare tutto quello che era, si era verificato nella nostra comunità, ma l'unico danno ad oggi segnalato, cioè verificatosi, è quello della Chiesa della Maddalena. Abbiamo verificato le scuole, abbiamo verificato le strutture comunali, abbiamo verificato un po' tutto, ma al momento grandi problemi per quanto riguarda questo evento sismico non ce ne sono. A Castrovillari invece, dopo altre scosse di assestamento registratesi in mattinata, una trentina tra le strumentali e quelle avvertite dalla popolazione in via precauzionale, si è provveduto a sospendere le attività didattiche nella scuola elementare Santi Medici. Sul posto, vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri hanno provveduto ad effettuare controlli su alcune pareti lesionate. La ricorrenza di oggi, oltre al suo intrinseco significato storico rievocativo, costituisce per noi un'opportunità di incontro con chi rappresenta sul territorio la società civile, ma anche con i cittadini e con i giovani. Sono le parole espresse dal questore di Catanzaro, Vincenzo Rocca, nel suo intervento di apertura alla celebrazione dei 160 anni della fondazione della Polizia di Stato lo scorso sabato nel centro storico di Catanzaro. In un'assolata e gremita Piazza Rossi, sobrietà, emozione e i colori luminosi dei volti di decine di scolaresche presenti all'evento hanno fatto da corollario al tema scelto dalla Polizia di Stato per l'importante ricorrenza. Storie di coraggio e innovazione. L'innovazione è la capacità di rinnovarsi, la capacità di cambiare e credo che anche questa cerimonia sia in linea con questo nostro modo di intendere l'attività di polizia che la chiamiamo filosofia di prossimità, una polizia vicina alla gente, una polizia dal volto amico, capace di comprendere tutti i bisogni del territorio in termini di sicurezza e di saper dare delle risposte adeguate. Nel corso della celebrazione il questore Rocca e il prefetto Repucci hanno consegnato le onorificenze agli appartenenti della Polizia di Stato, particolarmente distintisi in importanti attività operative. Oggi abbiamo premiato alcuni di loro, perché non tutti i premi possono essere conferiti in questa circostanza. Ecco, però vorrei anche ricordare quei poliziotti che fanno un'attività umile e silenziosa, in silenzio, semmai quando non sono visti dai cittadini, ma anche il loro lavoro è importante sia per la nostra istituzione ma anche per la collettività. Quindi a tutti i poliziotti, a quelli che hanno avuto i riconoscimenti, ma a tutti gli altri che comunque hanno lavorato con impegno e determinazione, un abbraccio affettuoso e un ringraziamento per la loro attività. La cerimonia è proseguita con iniziative di polizia di prossimità che hanno la finalità di evidenziare il ruolo sociale degli appartenenti alla Polizia di Stato attraverso il legame sempre più stretto con la collettività ed in particolare con i giovani e del mondo della scuola. Abbiamo avuto una serie di iniziative, abbiamo premiato dei ragazzi che hanno partecipato a un concorso, il poliziotto in un amico in più, abbiamo presentato le opere d'arte che non era un concorso riservato agli artisti, ma proprio ad associazioni e a scuole, persone che fanno parte della nostra società e che quindi possono cogliere proprio nella polizia un'istituzione di riferimento. Poi c'è stato il momento conclusivo, sicuramente molto bello, questa promessa solenne dei ragazzi dell'Istituto Storico Mazzini, che hanno promesso tante cose, di adoperarsi per una crescita della società, per anche rispettare quello che gli è stato dato.
però ecco, il momento più significativo è stato anche quel messaggio di speranze che ha lanciato una bambina, tra l'altro un portatrice di handicap, dove ha detto sì, promettiamo, ma speriamo anche in un mondo migliore, in un mondo senza barriere, in un mondo dove anche Melissa poteva realizzare i suoi sogni, e questo è stato un momento molto bello e toccante. Circondati dall'amore, dal rispetto e dalla comprensione, in un mondo dove anche Melissa avrebbe potuto realizzare i suoi sogni. Ti vogliamo bene, angelo della canzone.